Conti. Un anno fa veniva eletta Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione, tra le sue priorità riformare l'Unione Europea. Inizieremo insieme una trasformazione che toccherà ogni aspetto della nostra società e della nostra economia. Ma sul piano delle riforme si è abbattuta la pandemia che ha dirottato l'attenzione dalla questione climatica alla crisi sanitaria, anche se resta ancora in piedi il suo grande piano di conversione ecologica presentato a dicembre del 2019. So far the pandemic has done it for her. Finora la von der Leyen è riuscita a gestire bene la pandemia. I nodi su cui invece dovrebbe progredire sono quelli della migrazione, dell'agenda digitale e dell'ambiente. Von der Leyen aveva anche promesso di investire di più in politica estera. Quando ha preso l'incarico si è presentata con questo slogan che avrebbe spinto per una commissione geopolitica, ma poi si è concentrata molto sul concetto dei valori europei, facendo la distinzione tra chi li condivide e chi non li rispetta. Questi valori sono poi diventati centrali nella disputa con la Polonia e l'Ungheria, che non vogliono agganciare il rispetto dello Stato di diritto con l'erogazione del Recovery Fund e l'assegnazione dei fondi del bilancio europeo. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione Europea a settembre ha poi speso parole importanti a favore dei diritti della comunità LGBT. Essere se stessi non è una questione di ideologia, ma di identità. Nel quartier generale della Commissione Europea la von der Leyen è vista come un capo che vuole avere tutto sotto controllo. Viene dal più grande Stato membro dell'Unione Europea ed era politicamente molto vicina ad Angela Merkel. Quindi direi che ha indubbiamente dato un'impronta gerarchica alla Commissione. Con l'arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, la Presidente della Commissione potrebbe presto dimenticare la lezione impartita da Trump. La mia preoccupazione è che Ursula von der Leyen, così come altri diplomatici dell'Unione Europea, potrebbero cadere nella tentazione di tornare ad orbitare attorno all'America, senza assumersi le proprie responsabilità nei rapporti con il nostro vicinato ed in particolare con l'Africa. Anche con la Cina è giunto il momento di riflettere e instaurare dei rapporti più stabili e razionali. Von der Leyen si lascia così il primo anno alle spalle, con la prospettiva di affrontarne altri quattro.